Ragazzi, buonasera. Siamo Yuri e Lilo. Chissà se avete indovinato da queste poche note di pianoforte. Indovinate un po'? Allora, come dicevo ieri, il gioco, a parte era tanto non portavamo pillole horror, ma poi il gioco non è del tutto horror, quindi più che altro ha, sì, del sangue, le scene sono molto cupe ed è il gioco del momento, quindi avete capito più o meno di che cosa si tratta. A breve ci vedrete anche. Tra 3, 2, 1. Eccoci Eccoci qui. qua. Oh, possiamo mettere a schermo intero. Ecco qui, ragazzi, è The Lies of P. La storia basata su... Vabbè, basata sulla storia di Pinocchio. Mo noi adesso andiamo su carica, perché io avevo caricato tre profili diversi. Ne facciamo uno tutto nuovo, giusto così, almeno vediamo Beh, sì. dall'inizio la storia. Vai, nuova partita. Così almeno lo viviamo Il insieme a voi. caricamento col naso di Pinocchio. In onore del grande scrittore Carlo Collodi. Beh, sì, è che è basato sulla Can you storia. hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Non ho capito se lui è... C'ha solo un braccio meccanico, è proprio tutto un burattino. Anche se in realtà l'aspetto è molto... molto umano. Sì. E ovviamente io ho messo sempre la modalità qualità, proprio per godere appieno di questo... diciamo di questa grafica. Molto bella, devo dire. I've been looking all over for you. Cado dappertutto. Che poi la storia di Pinocchio era ambientata in Toscana, ma non so se anche... I see they got Jiminy too. But we have to hurry. Ho My preso name is anche Sophia. Gemini. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Lampada di Monad, seleziona cintura superiore, cintura inferiore, X usa l'oggetto della cintura selezionato, ok. Tiene premuto per attivare il borsello, usa oggetto, ok. Lampada di Monad, illumina la zona intorno al personaggio. Dicevo, no, non so se anche questo è ambientato in Toscana. Che comunque Hotel Krat sembra più una Let's get you cosa out of there. quasi tedesco, non Find saprei. something that Boh. might help. Siamo nel fine 800. Un po' di schifo. Allora, Those streets are not ok. safe. Arm yourself with one of Portati the dietro weapons una over delle there. armi che trovi. Allora, io You'll need siccome... helpful on your way to the hotel. Sì, ho capito. Siccome io ho fatto delle run precedenti solo dell'inizio, non l'ho mai completato, anzi sto proprio all'inizio appunto. Dove affronti il primo mini boss? Ho provato tutti e tre i stili e quello che mi trovo meglio è quello il più equilibrato, paradossalmente, anche se esteticamente invece è più lo spadone. Però andiamo con quello dove, come mi trovo meglio, insomma, a giocare, che è la via del grillo. Equilibrio. C'è una sciabola lì. Vediamo che comunque qualcuno è morto.
Perché praticamente cosa è successo? Si sono ribellati questi burattini e quindi... E quindi hanno ucciso le persone. Servivano appunto per servire le persone, invece le hanno uccise. Con l'olio che... che zozza tutto. Che friziona il braccio. Allora, è un Souls-like. Dicono che sia uno dei più facili. Allora, vi premetto una cosa. Io non ho mai... Questo è il mio primo Souls-like, proprio della vita, quindi non... E già lo trovo difficilissimo, quindi non oso immaginare. Graficamente rende molto, eh. È veramente bello. Oh, mi ricorda un po' la stazione di polizia di Resident Evil 2, vagamente. Esatto. Ok. Usa una cella impulso per recuperare i punti vitali. Esiste un numero massimo di utilizzi delle celle impulso. Quando lo raggiungi, la cella si scarica. Se attacchi i nemici mentre la cella impulso è scarica, questa si caricherà. Ah, ok, ok. Serve per far ricaricare l'energia, insomma. Ah, ok. Vediamo morti a destra, manca. Comunque ricorda proprio il 2, questo ingresso così. Dopo l'entrata, ma questo... Bene. Frammento di Ergofioco, che sembra quasi una bestemmia. Ma non lo è. Ma non lo è. Oddio, come si correva? No, fermo. Ah, ok, con questo. Mi raccomando, diteci se ci vedete bene, se ci sentite bene. Assolutamente. E se comunque vi sta piacendo. Se vi interessa. Esatto. La guardia con LB. Ok. Questo invece è il braccio. Ah, fra l'altro la cosa figa è che il braccio serve anche per affilare. Oddio, come si faceva? Ecco. Affila la lama, quindi. Ah, qua ci sta il bastardo che spara. No! Dai! Ecco, ho perso tempo a raccogliere quella cosa. Che ha fatto? Non si possono aprire? Cosa? Le scatole? No, no. Si possono distruggere, ma sono sempre tutte vuote. Lì controlla. Ci sono partite dal tetto. Il candelabro qui. Voi direte, che è sto rumore? Ma ve lo faccio vedere io. Non lo vogliamo sapere. Eccolo lì. Era meglio non saperlo. Beh, sì, comunque è un po' a chiave... Un po' a chiave horror, no? Eccolo lì. Sta massacrando qualcuno. Ma non sarà più rimasto nulla. Sta battendo da 3 ore. Saccagnata di corsa. Oh, cazzo. Olè. No, oh, ce n'è un altro. Non me lo ricordavo questo. Controllore della stazione. Vedi, ognuno aveva un ruolo ben definito. Questi... Erano degli aiutanti praticamente per il popolo di Kratta, si chiamerà Kratta, la città come l'hotel. Oh. Kratta? No, Kratta. Kratta è il formaggio. In tutta Kratta ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Ok, quindi mi ha confermato che la città si chiama Kratta, appunto. Puoi sbloccare queste porte o scendere le scale per creare delle scorciatoie. Vabbè.
E la chiave ovviamente chi ce l'ha se non lui? Guardate mo come si gira. E mortacci tua. No, dove sta? No! Mortacci tu. Mamma mia. Oh! Ma attacchi anche. No, niente. Niente. È andata male sta run. Ecco. Oh, non lo manco sempre. Perché ho paura di stargli troppo vicino. Niente, insomma. Preferisco morire. Mi sono fatto ammazzare alla fine perché ormai troppa poca vita. Allora, la storia è molto bella, mi intriga molto il gioco, però mi ha fatto anche capire che i Souls like non fanno per me, perché ricominci da qua, ricominci. Ah. Mo non so se sia il più facile dei Souls like, però per me è comunque molto impegnativo. Beh, è abituato a tutt'altro tipo di gioco, esatto. Diciamo. E poi, ragazzi, ne parlo spesso anche con amici, con persone che conosco. Comunque, i vecchi giochi erano molto più difficili. Anche banalmente i giochi delle sale arcade, no? Che erano fatti apposta difficili per invogliarti a mettere più monete. Mm. A differenza adesso, che tu li compri, c'è gioco, quindi li fanno anche, no, facilitati, però una capriola sulla capoccia, però una volta erano molto molto difficili. Lato positivo è che troviamo una porta aperta con quello che vi ha smadonnato a fa cosa. Tipo un super attacco. Sì. No, niente. No. Vabbè, però i tutorial da mettere non per i coglioni. Dai. Ma che troia. Oh, vaffanculo. Cazzottone. Oh, porco due, questo qua c'è la mitra al culo. Niente, sono morto, esatto. No. Dai. Oh, l'ho occupato. Quando ho fatto la... ok. Quando ho fatto la prima run con... appunto, con la sciabola, invece ho vinto subito. Ed ero rimasto, sì, proprio così con la vita, però non ero morto la prima volta. Invece stavolta... un po' meno attenzione a quello che è successo. Questo è un gioco dove devi sempre dare il massimo, devi dare il 1000% per riuscire ad avanzare. Finalmente usciamo da qui, questo luogo malefico. Mi raccomando, ragazzi, se vi fa piacere scriveteci in chat, così vi salutiamo, scambiamo quattro chiacchiere. In esatto. Più in chat vi abbiamo lasciato i link dei nostri canali social, ci potete trovare su tutti i social, sia Facebook, Instagram, TikTok e anche YouTube. Sì, stiamo praticamente ovunque. Allora, vediamo se Stargazer ma non so effettivamente dove sia ambientato di preciso, però this is called a Stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past.
As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger. Astuto ragazzo. Astuto ragazzo. But the stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Croft. Aumento di livello. Allora, aumentiamo i parametri più bassi, ovviamente. Vigore, basta. Aspetta, diceva sotto? No, per me. Povero cavallo. Eccolo. Ha finta di dormire. Come direbbe sia il sonno dei mali pensieri, ecco, pure il cane. Lasci vostra. Oh. Sì, vabbè. Oh. Mamma mia. Dove ti vedete con gli altri? M'ha ammazzato. No. Mortacci tua. No. Abbiamo capito, sto gioco non fa per me. Beh. Riparti da qua. Sì, vabbè, per fortuna. Ma ripeto, è il mio primo gioco in questo, di questo genere, insomma, di Souls-like, quindi... Ok. All'inizio siamo anche stralenti, quindi... Ci sta. Capire i comandi, che non è semplice. No, ma più che altro i comandi l'ho capito. Il discorso è che devi capire anche i tempi di reazione del personaggio con le varie armi. Una cosa che non riesco, ecco, una cosa che non riesco a percepire bene su questo gioco sono le distanze. Infatti io sono molte volte vado a vuoto, proprio perché non riesco a percepire bene le distanze su sto gioco. Vabbè, lì va vuoto proprio perché non è coglionito. Vai. Ok, questi ci siamo tolti. Ergo vivido. Passiamo qua. Saccagnata. Allora, una cosa che devo fare sempre è mirarli. Una volta che li miri, diciamo, il personaggio si muove sempre verso di loro, così. Olè. Se no va a vuoto, gira intorno, fa cose strane, quindi. Comunque è molto bello, a me... Sinceramente mi piace. Beh, la grafica è molto bella. Sì, ma anche, ecco, per dire, gli scenari. A tratti mi ricorda Praga. Sì, tantissimo. O comunque una città gotica. Che bella Praga, ragazzi, mamma mia. Se volete fare un viaggio abbastanza economico, penso lo sia anche adesso. Sì, molto. Molto economico e molto molto bello, veramente Praga è stupenda, ragazzi, ve lo consiglio soprattutto se amate gli ambienti gotici. Sì. Poi la cosa bella di Praga è che è concentrata. Sì. Tutti a differenza di interesse molto vicini, che diciamo con 2-3 giorni te la vivi appieno tutta. Esatto. Guarda, su questo è molto più simile a Roma, nel senso, comunque sta tutto al centro, bene o male, no? E poi ovvio ci stanno anche tantissime altre cose da vedere in giro per Roma, perché Roma è enorme come città in generale, però
così come Londra. Però il discorso è che appunto ha tutto al centro, mentre Valencia invece, mamma mia, è bellissima, però tutto sparso, tutto in giro, devi prendere 8.000 mezzi per fare tutto. Sì. Però è stata comunque bella. Però se vi piacciono i posti gotici, visitate Praga. Bellissima. Non ci paga nessuno di Praga, per dirlo, perché, perché è bella e basta. Ci sono stata due volte e... ed è molto vero. Bella. Tu due volte, è vero. Oddio, scusate. Mi sono perso. Beh, la cosa divertente di Praga è che ha tutto della Skoda. Beh sì, perché è della Repubblica Ceca come marchio, quindi anche Skoda. I trenini, la metro, tutto, il tutto con Skoda. Per i capelli della Skoda, ricordo. Sì, scusate. Mamma mia. Ah no, qua ci sono stato, tipo sto perdendo. Io ho il potere di perdermi ovunque. In qualsiasi gioco, in qualsiasi dimensione videoludica e non. Eccolo qua. Ah, qua se non sbaglio. Ecco, infatti, c'è lo stronzo che spara. Guardalo il maledetto. Questo sta dai capoccia dalla porta. Mi sono rimasto in fuori. Oh. È vero, non possiamo saltare. Ah. Lo vado a prendere personalmente. Ci vado dei capocci. Questo è un altro. Poi ricordiamo, sto gioco è anche fresco, quindi nel senso, comunque poi lasceranno degli update, faranno delle migliorie, no, come si faceva? Ok. Che magico braccetto. E sì, di qua. A te che te ne sembra questo gioco? Sensazioni così a caldo, che diciamo è la non prima volta che lo vedi, però l'avevi visto tipo qualche secondo e basta, invece adesso lo stai vedendo bene, che ne pensi? Beh, molto bello, in particolare molto diverso dai soliti che portiamo nel canale, però la grafica è molto bella. C'era quello con la mazza, col bastone. Un altro boss? No, non è un boss, è un nemico un po' più forte. Ah, ok. Non me lo mirava, non so perché. Morto. Madonna, con la martellata. Pure io non ho tenuto bene le distanze, non mi sono curato. Un po' così. Che sta andando tutto bene. Ogni tanto controlliamo la regia per vedere che non ci sia sbalzi o cose strane. Ma proprio da qui inizia. Sì, purtroppo. E però noi consigliamo sempre di affrontarli comunque i nemici, anche se ricominci, perché almeno sali di livello, raccogli cose, ti potenzi, eccetera. Vabbè, ora abbiamo affrontato solo uno, senza affrontiamo tutti. Pure impegnato con la porta. No. Oh. Non attaccava più. Sarà tipo un pallato. Sarà un attimo. Oh, tu mi hai detto il cazzo sta pistolina. Colli un pochino. Allora. Tacci tua. Ok. Qua arriva il cane. Ma anche qui come...
Daymar, cioè tipo la barra della vita che se corri ti diminuisce La resistenza, la sì. Come resistenza. anche il primo Devil Within. Come ben detto tu, è un po' difficile capire a distanza. Oh, basta un po'. No, ho finito le cure, merda. Allora. Oppercratto. Tu ti male di osservare la destinazione. Ok, dovrebbe essere quello. Ok. T'ho visto, sa. Inutile fare finta. Tra l'altro si racchiama pure di nuovo. Ma sto bastardo. Sei senza testa. Oh, levati! Ah no, penso ce n'era un altro. Mamma mia, siamo sempre senza vita qui. Allora, possiamo passare anche di qua? Sì. Un po' che poi paradossalmente, anche se esteticamente mi piaceva più quello con lo spadone, era quello che sapevo usare peggio, perché è lentissimo. Qua la velocità serve tanto, ma non solo, perché poi quando ho provato quello lì, la via del bastardo, che ha il fioretto, insomma, anche quello non mi ci sono trovato benissimo, che sì, è tanto veloce ma levava pochissima vita, quindi questo è il giusto equilibrio secondo me. Sti senza capoccia. Sì, troppo simpatici. Ah, proprio così mangiano i cadaveri tipo sciacalli. Tanto già ho visto quegli altri sulle scale, eccolo qua. Ok, apriamo per fare delle scorciatoie. Oh, e qui è dove ero rimasto l'ultima volta. E basta, sono rimasto qui, ero andato un po' più avanti. Più avanti che c'era il... Qui c'è il mercante. Ma anche qui c'è il mercante. Sì. Questo è un po' più barbone rispetto a quello di Resident Evil 4. Però Leaders, the whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. non ho capito che adesso è finito, però Out here se non alone, capisco. you could use some help. Here's a festival gift for you. Vabbè, dai, su. Queste sono le altre armi, vedi? Impegna temporaneamente l'arma con assalto elettrico, ma prendiamola, va. Perché no? Questo che cos'è?
Batteria che la potenza può essere lanciata, infligge danni e salto. Vabbè. Ok, e ci potenziamo ovviamente. Allora, senti, aumentiamo la forza. Ok, forza 10, vai. Di prepotenza andiamo. Marion, lei ha letto il materasso. Un saluto a Stefani. Ah sì, giusto. E poi il burattino di sfilata, che è quello che affronteremo a breve, che praticamente sono arrivato a quel pezzo, l'ho affrontato una volta, sono morto e poi non ho più continuato. Ci ha rinunciato. No, sì, non c'è. Ecco la Sì. formidabile burattino che animerà la sfilata. Vi presentiamo un maestro della sfilata, uno straordinario modello di burattino da sfilata dell'officina per celebrare la grande esposizione. Ciao, sono il maestro della sfilata, mi piace cantare e marciare con la gente. E poi l'ammazzano tutti. Il maestro della sfilata ha le seguenti funzioni: 16 canzoni allegre, risate allegre, 54 frasi da sfilata, balli da sfilata per deliziare i bambini, la forza di portare 6 uomini sulle spalle. Madonna, un gigante. Questo maestro della sfilata è stato realizzato per commemorare la grande esposizione. Scoprite il suo fascino alla vigilia dell'imminente esposizione, che è quella dove adesso parteciperemo e ci spaccherà la testa, però almeno uno ci prova. Ecco, volevo dire, il maestro della sfilata. Emma! Mamma mia, che cazzo. Fosse forte così pure contro l'avversario. Poi gli faccio un cazzo. Oh. Mezza specie Che diretti. cazzo, se mi attacca mentre mi duro. Questo è il primo vero boss di questo gioco. Vaffanculo, rimane 3 ore col braccetto. Questo è stato il gioco, ragazzi. E diteci se vi è piaciuto, se vi interessa comunque come tipo di gioco, anche se ripeto non è del tutto horror, però comunque ha queste atmosfere che gli si avvicinano, Sì, insomma. Così anche esatto. come Elden Ring, che non è horror ovviamente, quello è proprio un souls-like ancora più puro, però c'ha quei mostri che sono molto, molto horror, diciamo, si avvicinano molto allo scenario horror, anche se non del tutto. Detto questo, ragazzi, grazie mille per la compagnia di questa sera, veramente. E se vi va, ovviamente, vi iscrivete ai canali. Sì, no, perché ho Ah, dato un ok. colpetto per sbaglio. Vi iscrivete ai canali, se vi va. Abbiamo messo tutti i link nella descrizione, lì lo abbiamo Poi ve messo la tutto. lasciamo anche nella descrizione del video e vi invitiamo comunque a seguirci sui canali social. Come devi accazzarti? Siamo su Facebook, Instagram, YouTube e anche TikTok.
Sì, stiamo praticamente ovunque, intanto mi e poi vi ricordiamo che fino a questa sera ci sono delle offerte su Amazon. Sì, mi metto entro la mezzanotte, ragazzi, per approfittare degli sconti che fa Amazon a chi è cliente Prime. È vero, almeno potete usufruire di questi sconti, ragazzi. Potete anche acquistare varie cose, perché comunque i sconti stanno non solo sull'elettronica, ma veramente dappertutto. Se vi va, ovviamente. No, voglio vedere che succede se... Questa è la parte finale del video. Vediamo che cosa succede se gli levi tutta la vita a sto coso. Perché poi se ti fermi recupera tutto. Ecco perché sto continuando. Però vedo che non è veloce come quando attacca altri nemici. Fa attacchi un po' più lenti, vedi? Vediamo che succede. Mamma mia. Quindi... muore una certa o tutta la vita così? Secondo me boh. No, recupera. Vabbè, è mortale sto coso. Vabbè ragazzi, grazie per la compagnia e ci vediamo alla prossima allora. Buona serata. Buonanotte.